Una storia sbagliata, un'avvertenza da costruire. Un dossier sui trascorsi e sulle attuali criticità ambientali e sanitarie del territorio brindisino presentato dall'Associazione Lega Ambiente. Una documentazione che anticipa la presentazione a marzo di una serie di proposte per lo sviluppo sostenibile, per la riduzione del consumo del suolo e di risorse territoriali, per la bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione e l'efficientamento ambientale ed energetico per un nuovo governo delle politiche ambientali ed urbanistiche. Nello stesso dossier l'associazione già anticipa alcune proposte per rendere efficiente la centrale Brindisi Sud e ridurre del 30% il consumo di carbone per una strategia a basso consumo dello stesso e piano piano anche alla cancellazione dell'uso per un'uscita progressiva e la bonifica dell'area occupata dalla centrale Brindisi Nord e la realizzazione al suo interno di un distretto tecnologico, il tutto con il reintegro dei dipendenti e di Power. Vogliamo rappresentare la situazione oggi e a fine marzo formulare una serie di proposte concrete che partano però da un dato oggettivo. La storia sbagliata, titolo dato al documento, al dossier che vi forniremo, tiene conto di alcune cose, cioè una serie di strumenti traditi, violati, non applicati, piano di risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, l'accordo di programma per le bonifiche totalmente violato e che secondo noi è decaduto, poi vi spiegheremo perché, e va completamente riscritto, una serie di strumenti che erano contenuti all'interno di questi piani mai realizzati, fondamentali, piano di monitoraggio globale integrato, registro tumori, osservatorio epidemiologico, la riqualificazione di cicli produttivi, la bonifica di siti particolarmente a rischio. Pensiamo soltanto all'area micorosa. Cito solo alcuni esempi, tutto questo andava finanziato. Noi anche qui dobbiamo ringraziare la magistratura per quello che ha fatto. Citiamo i processi in corso che riguardano le due centrali termoelettriche, ma non tocca alla magistratura risolvere i problemi. Noi presenteremo una serie di dati anche gravi per chiedere che siano le istituzioni a prendere in mano la situazione.